questo nuovo video. Oggi vediamo insieme Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi. Il brano non è che è semplice di più, però attenti perché qualche insidia c'è. Allora, posizione di re maggiore con medio al secondo tasto della prima corda, anulare al terzo tasto della seconda corda e indice al secondo tasto della terza corda. A questo punto dovremo suonare un La maggiore, che però non prenderemo nella sua posizione, diciamo, standard, ma lo prenderemo spostando semplicemente la posizione di Re maggiore al nono tasto. Adesso questa posizione la sposteremo al settimo tasto e otterremo un Sol maggiore. Poi torneremo a La maggiore per poi ritornare a Re maggiore. Del brano, che praticamente dalla posizione di Re maggiore bisogna spostare fino al nono tasto, quindi innanzitutto bisogna stare attenti a non sbagliare tasto e in secondo luogo bisogna assicurarsi che lo spostamento sia abbastanza veloce in modo tale da non andare fuori tempo. Il primo consiglio che vi do è di far scivolare tutta questa posizione al nono tasto senza fare questo, ok? Però attenzione, perché far scivolare la posizione non vuol dire fare un glissato, cioè non vuol dire questo, ma vuol dire che dal Re maggiore io tolgo la pressione delle dita e praticamente utilizzo le corde come guida per portarmi al nono tasto. Vedete? Il secondo consiglio che vi do, che può sembrare una sciocchezza ma non lo è per niente, anzi è una, diciamo, un'abitudine che dovreste avere sempre, è quella di praticamente spostare subito lo sguardo sul tasto che andrò a suonare. Facciamo l'esempio pratico: sto sul Re maggiore, non è che io continuo a guardare il Re maggiore, tanto la posizione l'ho presa, io suono il Re maggiore, subito con lo sguardo guardo il nono tasto. Quando poi torno indietro, sto al nono tasto, subito lo sguardo al secondo. Perché questo? Perché io praticamente preparo mentalmente l'accordo. Questo tutorial è terminato, la canzone è tutta qua, il giro è sempre lo stesso, fate fino alla fine e ci cantate sopra. Detto ciò ragazzi, come sempre, grazie infinitamente per la visione, io vi aspetto in un prossimo video. Mi raccomando ragazzi, se non siete iscritti al mio canale, non dico è ora che lo fate, il tasto iscriviti sta qui sotto a voi, c'è sta scritto proprio iscriviti, cioè cliccate sopra e questo vi permetterà di rimanere aggiornati su tutto quello che pubblico. Non solo, se attivi la campanellina ti arriva proprio la notifica che ti avvisa che io ho pubblicato qualcosa. Che vedevo di ancora? Vabbè sì, se volete lasciate un bel like, condividete il video, ve lascio pure il mio Instagram. Bella raga, vi saluto e se becchiamo alla prossima. Benzi!